Io sono Moffa Giorgio, sono l'amministratore delegato dell'Autoclima da oramai 25 anni. Sono onorato di amministrare l'Autoclima da così tanti anni. L'Autoclima fu fondata nel 1963 da un ingegnere molto lungimirante che già a quell'epoca aveva immaginato un grande sviluppo per i condizionatori. L'Autoclima è sempre stata all'avanguardia nello sviluppo dei condizionatori, nell'interpretare le esigenze del mercato e dei clienti. Col passare del tempo ha modificato sensibilmente la sua attività e quindi passando dalla costruzione di condizionatori per autovetture a condizionatori sempre per veicoli, ma veicoli di nicchia, veicoli speciali. Facendo questo è arrivata ad occupare ai giorni nostri poco meno di 120 persone con un fatturato di 35 milioni, esporta quasi il 50% della sua attività in 65 paesi. I clienti dell'Autoclima sono categorie, diciamo così, molto ampie. I tempi poi sono cambiati e si è capito che per avere una grande specializzazione, una grande flessibilità e riuscire a realizzare i componenti in tempi brevi, di riportare in casa l'attività della termoformatura e rifilatura delle plastiche. E questa è stata una decisione per me assunta un anno e mezzo fa, qualcosa di molto importante che sta dando sicuramente grandissimi risultati. Ma la ragione principale è comunque quella di avere in casa la tecnologia e avere la flessibilità per realizzare i componenti. Dopo aver fatto l'analisi, la nostra scelta è andata sull'azienda di Pesce. Le macchine che noi abbiamo acquistato sono una termoformatrice ed un centro di fresatura a controllo numerico che è denominato Materia. Ricevute le macchine, ci siamo attivati per riportare in casa gli stampi per la termoformatrice e le dime di taglio per il centro di lavoro, e lì abbiamo iniziato. Abbiamo avuto fortunatamente la grande collaborazione da parte della BS, perché in quel momento noi partivamo praticamente da zero. Abbiamo iniziato a stampare e a rifilare i prodotti che a noi servivano. Consiglierei ad altre aziende di riportare eventualmente in casa quell'attività, perché sta dando grandi vantaggi ad altri. E naturalmente consiglierei sicuramente BS, con la quale mi sono trovato molto bene. Ci siamo confrontati, ma sempre in senso propositivo, e oggi noi siamo sicuramente soddisfatti della scelta che abbiamo fatto, sia come azienda che come macchina.